Ciao ragazzi, oggi in edicola, GameStop esattamente, vabbè, ho trovato questa rivista qua in cui davano due bustine di evoluzione Terre, non sono i pacchetti normali, sono quelli da tre, tipi di presentazione, cose così. Non ho mai preso riviste di Pokémon così, però siccome davano lì, le bustine ed ero andato lì per un motivo per vedere una roba, ho detto per 5 euro, cioè questo qui, ho detto vabbè, perché no, ho detto adesso lo apriamo insieme. E spacchetteremo anche questi pacchetti qui. Magari ne spacchettiamo uno, vediamo, forse tengo l'altro. Non lo so, magari uno lo tengo per collezione, uno lo apro. Dovrebbe essere identici comunque. Bene, quindi direi adesso di aprirlo, di non perdere troppo tempo e di vedere un po' cosa troviamo di bello dentro. Ecco, dai. Allora. Dai, si è aperto anche abbastanza discretamente. Allora, la rivista, vabbè, darei una sfogliata, ma più di tanto mi interessano i pacchetti, secondo il prezzo era buono. E allora, bene. Che ne dite? Prendiamo la bilancia, vediamo quale pesa di più e quello che pesa di più lo apriamo. Ma sì, dai, facciamo così. Aspettate un secondo, lo prendo. Per dare un po' più di suspense, si può usare questo termine, al video. Allora, la rivista la mettiamo in parte intanto. Ok. Accendiamo la nostra bilancia. Ok. Vediamo un po' se pesano uguali o c'è una differenza. Però sono tre carte, quindi 7 grammi. 7, no, uguale, no? Ok, quindi c'è alcuna differenza. Come ve le faccio anche vedere, sono mini buste, tipo, sono dentro tre carte solo. Io una la voglio tenere, sono uguali i disegni, no? Qual è quella messa meglio? È uguale in realtà, forse. Sto guardando quella che è messa meglio o peggio. Questa è messa meglio, tengo questa qua. Questa la tengo e questa la apriamo, dai. È giusto che intanto si vengano aperte le carte, no? Allora. Il trick qua non penso che esista in realtà, perché sono comunque tre pacchetti soltanto, tre carte soltanto, quindi dubito fortemente che esista. Lo voglio tenere perché se fosse un pacchetto normale, l'evoluzione Terra, dico ok. Sono su quelli di presentazione, generalmente al di fuori delle riviste o del. Alcune volte vi regalano questi anche comunque, determinati eventi, tipo Lucca Comics che magari quest'anno. Potrebbe essere che qualcosa regalano. Cos'è il codice? Ti serve aiuto per giocare? Bisogna. O cos'è un. Ah. Ok. Sì, beh, un po' di pubblicità. Cardex. Ah, un altro c'è. Ok, Pokémon Snap, viaggio iniziato. Esplorazioni Pokémon, beh dai vabbè c'è un po' di pubblicità, carino, dai, carino, ci sta. Vediamo quanto pesa, 2 grammi, ok, quindi 5 grammi pesano le carte, giusto? 5, giusto. Chissà. No, non penso ci sia niente di strano, però dai, allora, prima. Cutifly, tra l'altro è una. È una reversa del foil. Eh sì. Poi Flabébé e Roggerola, ma sembrava rovinata. Però vabbè. Bello, dai, vabbè, c'è andata anche, beh, non è neanche garantito nei pacchetti da 3 che ci sia una reversa, quindi abbiamo anche avuto fortuna e non so se c'è anche una rara. No. Però vabbè. Comunque vada, è pur sempre una reverse. L'altro non saprei neanche io, vorrei tenerlo perché così per collezione, dato che è un solo stile di disegno, e allora. No, lo teniamo, dai. Lo teniamo, non voglio aprirlo. Bene, quindi queste tre carte qua sono quelle che ho trovato. Beh, dai, non male. Cioè, vabbè, niente di eclatante, però potevo andare a peggio, perché ricordo che. Nei pacchetti di presentazione da 3 non è garantita una reversa, non è neanche garantita una rara in realtà. Puoi trovare tutte comuni,
Diamo un'occhiata veloce, vediamo se riesco a inquadrare bene, penso che ci siamo. Ah. Non ho idea di cosa ci sia dentro qui. Probabilmente parlerà di Pokémon in generale. Disegno da colorare, va bene. Le presentazioni di alcune carte. Celebi. Blaziken. Ah, ok, rappresentano Regno Glaciale. Ma mi sa che è un po' vecchiotta questa rivista allora. Vediamo un attimo. Che mese è? Agosto 2021? Mica tanto. Boh. Ah, tra l'altro costerebbe 4,90 euro, hanno messo 8 centesimi in più. Hanno maggiorato un po' il prezzo. Vabbè, sapete, no, i Pokémon di Galar, vabbè. Diamo una sfogliata veloce e poi, se magari avete domande, io adesso lo sfoglio lento, così almeno per chi vuole vederselo, metto in pausa. Carino, sì, dai. Disegni, va bene, gioco con i Pokémon, roba da bambini, giustamente, però. Scontro tra titani, qui parlano degli episodi, io ne ho visti già un po' con mio amico di Esplorazioni Pokémon su Netflix, la trovate. L'avventura continua. Sono sempre gli episodi, sì, che me li ricordo, l'ho visto un po'. Un po' di spoiler del Topolino, che strano. Ah, ma aspetta, ma forse non è. È il numero 3, tra l'altro. Vabbè. Ok, un poster carino. Questo è Nando, il campione della Lega di Galar, con il Charizard, che lui è un Charizard. Carino però come poster. Sarebbe quasi da staccarlo e appenderlo. Non so se sia possibile, ma forse sì, ma. Poi entra di Galar, ludicolo. Giochetti vari da fare, ma non li farò mai perché comunque è roba abbastanza infantile, però è da collezione, li ho presi per i pacchetti, per il prezzo era irrisorio, ho detto vabbè ci provo, dai. Bene. Cerco di andare lento in modo che possiate anche voi godervi le pagine, così potete mettere pausa e magari osservarlo. Qui c'è Frederick che ci parla di tutti i segreti delle carte collezionabili. Questo magari lo andremo a vedere insieme. Okay? Ah, addirittura il set base. 408 mila dollari. Eh sì. Frederick, per chi non lo sapesse, io lo seguo da un pochetto ormai. Beh, lo seguo, ogni tanto guardo i suoi video. Parla di, fa spacchettamenti di carte Pokémon e oggettistica sempre a tema Pokémon. Maggior parte roba legit, originale. Ogni tanto fa anche roba fake, poi qualche volta quando gli fanno tipo la sfida. Comunque questo magari è interessante, sì, il Charizard che vale una valanga di soldi. Vi rendete conto che vale 408 mila dollari un box del set base? Quindi se per caso voi lo trovate, in inglese e in americano è un valore diverso, ma comunque se lo trovate non apritelo mai, vendetelo così com'è, come c'è scritto qua. Ed è vero, perché lo apre e perde valore. È da vendere o tenerlo lì per collezione, perché in questi torno al 15 ottobre, anche il 15 ottobre, ma quindi ogni settembre, ottobre, ogni 2 mesi. Vabbè, dai, comunque è stato anche carino qui. Sì, stavo dicendo del set base, non aprite mai i pacchetti. Io ho trovato i pacchetti set base 2, che non è valore del primo, ma comunque ha un buon valore. Uno perché mi è venduto solo in America, due perché è vecchio ed è raro, insomma, ormai. Questo è Tingo, ovviamente. Cercherò di rimettere nei pacchetti senza rovinarli. Ecco, dai, li metterò dopo, diciamo. E questo finisce in collezione, dato che non voglio aprirlo. Non so se lo prenderò anche il prossimo, in realtà. Non ho il numero 2 e il numero 1, quindi. Ma in realtà penso di no, comunque. Magari mi leggerò un po' l'articolo, poi magari ve ne parlerò, magari in un video, se dici qualcosa di interessante. Bene, spero che questo mini unboxing vi sia piaciuto, ragazzi, che poi voglio volete lasciare un bel pollicino in su, che non siete iscritti al canale iscrivetevi, condividete il video con le persone che care, e se avete domande, dubbi, chiarimenti, qualsiasi cosa, io sono qua e vi rispondo più che volentieri. Grazie per la visione, ragazzi, vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!